posizione che diamo, entro con il piede destro, vado a prendere il suo braccio, chiudo con la gamba sinistra, dopodiché la chiudo indietro. Se rimango con la pancia verso il basso, utilizzo la pancia per fare la leva. Può essere chiamata Haragatame o Ashikatame comune. Se invece lui gira il braccio, vedete, da sotto, ruota il braccio, così non posso più. Allora, se ruota il braccio, devo girare sul fianco. E qui faccio Ashikatame. Quel braccio può girare anche dall'altra parte, verso la parete. Allora in questo caso ti giro verso destro, sinistro, centrale. C'è chi chiama tutte e tre Ashikatame, c'è chi chiama destro, sinistro, Ashikatame, e centrale Haragatame. In pratica c'è un'azione centrale, una da questa parte, un'altra da quest'altra, dipende dalla posizione di come si difende un kendo, ok? Quella centrale può essere chiamata anche Haragatame, oltre che Ashikatame. Provate!